allora, non so cosa mi è preso negli ultimi 10 giorni. Ho avuto un attimo di attacco ossessivo compulsivo di shopping, di punch. Non so perché adesso, meno male, si è un pochino limitato, non tanto, però ancora un pochino ci stiamo ancora sotto, quindi penso che dovrò fare qualche altro acquisto prima di calmarmi. Però tra tutti gli acquisti che ho fatto, di cui farò anche altri video, tra questi c'è questa bellissima punch, mega punch della Fiskars, che si chiama Advantage. Allora, si presenta in modo molto pesante. Questa è una base molto pesante, infatti non si muove. Penso, ecco, ha anche dei gommini che non la fanno muovere, è molto stabile. Infatti, quando mi è arrivato al pacco, ho detto: "Oddio, come mai pesa così tanto?" E è bella stabile, bella compatta. E all'interno di questo carrello, cioè in questo quadrato, noi mettiamo le nostre mega pance per fare i bordi, che li taglia o completamente oppure lascia soltanto la rifinitura sul bordo. Queste sono cartucce che si vendono a parte. Allora, nel primo acquisto che io ho trovato su Amazon, questa in offerta a 33 euro, però è il prezzo più basso, perché nei vari siti l'ho sempre trovata a 50-60 euro. Infatti, quando l'ho vista su Amazon, praticamente non ho saputo resistere, perché ha un prezzo molto elevato. Su Amazon, nel pacco, è compresa anche questa fustella dei fiori, che secondo me è anche la più bella. Praticamente, ha non solo varie cartucce che si trovano in vendita, che per essere inserite qui dentro, naturalmente prima dalla parte, allora, si infila prima verso l'interno e poi si scrocchia fino a che non si incassa, si sente il rumore. Non solo ha queste cartucce, ma anche un adattatore per mettere quelle più piccole. Allora, queste cartucce abbastanza grandi le trovate su Amazon sempre sui circa 22 euro, mentre quelle piccoline, che io però ancora non ho acquistato nessuna, le trovate a 11 euro circa. Qualcuno mi ha chiesto se sarebbe fighissimo mettere anche quelle altre piccole della Lidl all'interno per poterle adattare un po' a tutte. Ci ho provato, perché io ho queste simili che entrano qua dentro, ma a parte che si muovono, ho provato anche a mettere un po' di polistirolo di plastica per incastrarle, ma non funziona. Purtroppo poi il buco, praticamente dove si deve inserire il foglio, capita un po' al di sotto di questa plastica, e dunque vi sconsiglio di comprarla se volete adattarle con le vostre. L'unica cosa è comprare le originali, altrimenti non la potete utilizzare. Però vi dirò che, a parte, queste piccoline hanno un prezzo di 11 euro, per cui uno ogni tanto può fare un acquisto e mettere le piccoline qua dentro. Ma io ho trovato su eBay queste qui, le grandi cartucce usate. Allora, questa è una cartuccia, guarda, mi è arrivata ieri, ecco perché ho aspettato a farvi il video. Comprata, usata, e viene dall'Inghilterra. Infatti un po' la scatola è rotta, però è, come vedete, è sigillata, per cui adesso dovrò rompere l'imballo per forza, per tirarla fuori. Evidentemente qualche signora l'ha comprata senza avere l'advantage. Allora, questa l'ho pagata 5 sterline. Il problema sono state purtroppo le spese di spedizione, che ho dovuto pagare 10 sterline per la spedizione, però alla fine comunque è venuto meno di 22 euro, e quindi sono soddisfatta. Ce ne sono altri ora su eBay che sto osservando, francesi, che le vendono a 20 euro, però penso di fare un'offerta, magari se non le vende tra un po', quando si sarà stancata di averle messe in vendita. Qua bisogna tagliare tutto, tenterò una proposta d'acquisto. Queste, le cartucce costano, sì, costano, però devo dire che in effetti poi, una volta che uno prende il ritmo e le riesce con pazienza, le riesce a trovare usate, cioè il mio obiettivo è comprarle usate, non aspetto, tanto non ho fretta. Quando mi capita un'occasione come questa, comprata a 5 sterline, ho visto che ce ne sono altre, insomma, usate a buon prezzo, e quindi, se uno ha un po' di pazienza, un po' di accortezza, può trovarle queste usate, perché molte persone le comprano pensando che siano delle pance da utilizzare da sole, poi si accorgono che invece se non utilizzare con tutta l'ala questo telaio, allora, poi le rimettono in vendita. Questa era nuova, la signora si è accorta che non poteva usarla e la sta rivendendo, ma mannaggia come si fa aprire. Mm.
qua. Allora, adesso noi le proviamo. Allora, che cosa mi piace di questa Mega Punch? Prima di tutto il fatto che è pelle robusta e solida e che con una facilità estrema mi taglia anche i cartoncini da 280 grammi. Voi avete già visto questi bordi bellissimi tagliati per quel progetto di Mixed Media. L'ho fatta con questa ed è semplicissimo. Ora vi farò vedere e poi proviamo anche le farfalle. Si inserisce all'interno di questo carrello, ecco qua, ecco, togliamo i rimasugli dell'imballo che sono finiti anche qua. Ok, una volta posizionato bene il foglio, qui ci sono le guide, questo si chiude e non lo fa più spostare. Messo dritto, ecco, no. Ok, quindi prendete questo come punto di riferimento, il bordo, e questo qui. Per cui il foglio deve proprio entrare tutto fino alla fine della punch e poi qui da questo lato, e poi spingete il dottone in giù. E poi c'è praticamente un carrello che fa scivolare questa maniglia, e poi c'è lo scattino, si fermano autonomamente, non dovete fare niente se non seguire ecco, vedete? Quando fa lo scattino vuol dire che è arrivato al gradino successivo e si ferma. Ecco qua, guardate. Questa è 280 grammi, è la carta che io non lo so, me ne sono innamorata, la carta che ho comprato su Amazon a 280 grammi, e vi metto il link perché non lo so, io la uso tanto perché è grezza e poi la posso anche ombreggiare. E questa è la punch che è in dotazione, poi per ritirarla fuori tirate verso l'interno, cioè verso la maniglia, e viene fuori, eccola qua, e togliete poi il rimasuglio di carta che c'è sotto. Ora proviamo quest'altra. Io purtroppo oggi farò una recensione breve perché ho soltanto queste due cartucce, ma penso poi di comprarne altre più avanti. Questa è con le farfalle, ne fa due, una piccola e una grande. Proviamo alla prima verso la maniglia, togliamo la carta magari, allora prima verso l'interno e poi cliccate, ok. E dunque proviamo a fare quest'altro bordo, sempre con questa che vi ripeto è 280 grammi. Qua prendete sempre come riferimento la fine della punch che è qua, poi chiudete, questo è di calamita, regge il foglio e quindi andate a spingere. E uno, è rimasto incastrato, ok. Questa è nuova nuova, penso che questo è proprio il primo uso che fa, che ha. Infatti si sente dura. E dai. Ok, infatti già si è ammorbidita. Ecco qua, un bordo e un altro piccolino. Poi ci sono anche questi fanno proprio bordi e dunque, no, come li chiamano? I merletti, sì, diciamo le cose insomma decorative già fatte così sfruttabili, però ce ne sono tantissime di cartucce che fanno soltanto il bordo, oddio, come quello che ho provato con le altre pance, cioè questa è la prova poi che ho fatto altri tentativi, allora che fanno solo queste, cioè solo questa decorazione, infatti quelle piccoline fanno solo le decorazioni piccole delle pagine, oppure ci sono altre che hanno diversi disegni ma non tagliano tutto il foglio ma rimane solo il foglio decorato. E niente, io sono contenta di averla comprata perché mi piacciono i disegni, sono molto larghi e spero di comprarne. Allora ce n'è un'altra che ha praticamente il merletto
letto come diciamo come immagine, e un'altra ancora che mi piace molto, che è al cashmere, e sono, ne devo comprare altre due, diciamo, che mi piacciono il merletto e il cashmere, dopodiché mi fermo, perché poi ci sono i cupcake, che è un'altra punch, e altri soggetti che non mi piacciono, però queste quattro, almeno queste quattro cartucce, mamma mia, sono pesantissime, e penso che avranno una lunga durata, spero, vedendo insomma la qualità del meccanismo. Me ne comprerò altre due e poi mi fermerò, mi comprerò solo quelle grandi, quelle piccole secondo me non hanno senso, visto che ho un'infinità di punch. Ne comprerò due di queste grandi e poi basta, mi riterrò soddisfatta. Naturalmente le comprerò usate e aspetterò l'occasione giusta, insomma non mi va di buttare soldi. Però ecco, vi volevo far vedere questo sistema, che adesso, perché sta a 33 euro, secondo me è molto conveniente. A 50-60 direi di no, perché uno al limite può fare questo decoro comprando una fustella metallica. Io preferisco le pancia alle fustelle, perché sono più rapide, uno tattafa subito e le riutilizza. Invece per quelle, le fustelle metalliche, le preparare, passare sotto la maniglia, insomma ci metti comunque più tempo. Solo che questo, ecco, io la consiglio se la trovate a un prezzo come l'ho trovato io, sui 30 euro, ma di più non ve lo consiglio, perché le potete sostituire con altre pancia buone o con altre fustelle metalliche. Vi lascio il link nell'info box. E niente, questo, dimenticate di adattare altre pance, perché non è possibile. Ci ho provato con queste qui, ma non le troverete mai, che coincidono perfettamente con, cioè il buco qui viene più basso, quindi è difficile infilare il foglio, o comunque poi anche se trovate un polistirolo per inserirle, sicuramente non le taglieranno. Quindi vi consiglio di concentrarvi sulle Fiskars originali, se le trovate comprate le usate. E questo niente, è stato rapidissimo, io spero che vi sia d'aiuto. Io non la conoscevo, l'ho trovata per caso, non mi ricordo neanche come, una volta trovando, ecco, le punch usate su eBay, e allora mi sono imbattuta in una di queste, ho detto ma che è questa cosa quadrata carina, e sono andata un po' a ricercare e ho conosciuto questa Advantage. Vi lascio il link. Ecco, il mio consiglio è comprarla solo se la pagate sui 30 euro, non di più. Non spendete di più, perché allora a quel punto conviene comprare altre pancia oppure delle fustelle. Ma 30 euro secondo me è un buon prezzo, perché comunque è stabile, il taglio lo fa bene anche del cartoncino più grande, e vi risparmia tanto lavoro. E secondo me, ecco, non l'ho provato, però a parte il formato A3, questo praticamente è largo un foglio, sì, questo è 12 pollici, scusate, è il 12 pollici questa lunghezza, ma a parte quello io ho provato ad infilare, e adesso non ce l'ho portata in mano, delle cose, delle strisce più lunghe, basta che le reggete, le attaccate magari con un po' di nastro di carta, voi potete fare anche strisce lunghissime, e quindi la potenzialità anche di fare non solo formato questo qui che entra qui dentro, cioè il 12 pollici, ma se voi partite da qua, lo incastrate con il nastro e poi piano piano riprendete le misure per allungarlo, io l'ho fatto, però non mi ricordo dove l'ho messo il nastro, vi vengono anche dei bordi molto più lunghi di 12 pollici, basta un po' ingegnarsi, quello si può fare. Mettere altre fustelle purtroppo no, perché sennò sarebbe stato troppo bello. Va bene, con questo è tutto, vi lascio il link a chiunque sia interessata, e niente, io, a me piace perché taglia bene, quindi poi io sono una collezionista di oggetti, mi piace collezionare oggetti da craft, altre collezionano altre cose, gioielli, cose varie, colleziono punch, fustelle e attrezzi per il craft. Grazie per avermi seguito, spero di esservi utile nel vostro shopping ossessivo compulsivo, oppure dare qualche spunto a marito e compagni, che vedo che comprano tanto alle loro donne, fate benissimo, perché sono veramente regali apprezzati veramente. Guardate che bella maniglione, e naturalmente il taglio è molto semplice in questo modo, perché si fa una bella leva. Va benissimo, grazie, al prossimo video, ciao.